Nonno libero diventa un pugliese romano oggi. Eh sì, non è facile insomma avere questa quasi cittadinanza, però mi fa piacere che l'abbia avuta perché l'aspettavo da anni, mi toccava insomma dopo tanti anni che sto qua. Allora da oggi in poi comincerò a dire oh fate vedere, per far vedere che parlo un po' romano. Ma rimarrà comunque Raghezzi. Raghezzi, quello, Raghezzi e Porca Puttana, quelli sono incancellabili. Un aneddoto curioso della sua lunga carriera da attore, ce lo vuole raccontare? Ma ce n'è tante, oggi mentre guardavo mi vengono in mente tante cose, compreso Lando Fiorini che ho visto, mi ha ricordato il primo pezzo che feci, che cantai con lui a Cabaret al Puff, il primo Puff. Ho scritto Tamo sulla sabbia, una canzone che cantavano Franco I e Franco IV che io avevo tradotto in pugliese. Ho scritto Tamo sulla sabbia all'arena del Lumer, e questa la gente rideva e ci siamo ricordati tante belle cose. Un'ultima battuta sul suo ruolo importante anche nel sociale, ambasciatore UNICEF, quindi un attore deve dare anche un messaggio diverso oltre a quello dell'importanza della cultura. Certo, io mi occupo di bambini da tanti anni, sono da 12 anni ambasciatore UNICEF, però questa giornata di oggi, questo nostro secondo matrimonio come mia moglie, abbiamo voluto fare una cosa che è sempre piaciuta a mia moglie, cioè aiutare i canili che hanno bisogno di un aiuto per far vivere un po' meglio questi nostri amici a quattro zampe.